Di recente la diva del tubo, alias Alicia Griffanti, è stata ospite di Barbara D'Urso, precisamente al suo programma intitolato Pomeriggio 5. È stata presente in quanto invitata direttamente da Barbara D'Urso per parlare della sua esperienza in qualità di mistress, quindi in qualità di padrona. Infatti, per chi non lo sapesse, ma sono pochissime persone, Alicia, la diva del tubo, è una padrona, una mistress, che ovviamente si fa pagare. Mi avrebbe parlato del fatto che per lei è importante questo tipo di attività, se non ricordo male, ed è apparsa in forma davvero smagliante. L'importante è che paghino, così avrebbe detto, l'importante è che sgancino il cash. Insomma, Alicia si dimostra in TV come una donna in gamba, mantiene quella autorevolezza, mantiene quel potere autoritario che effettivamente ella ha, che effettivamente la possiede, e in qualche modo, in qualche maniera, dimostra subito in maniera distinta di saperci fare anche in TV, diciamo così, che può essere infatti considerata dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione, come una sorta di veterana della TV. Infatti è stata già a Nemo, Nessuno Escluso, Pomeriggio 5, Ciao Darwin, insomma, un bel po' di programmi televisivi se li è fatti, nel senso che è andata, è stata celebrata, è stata ripresa in televisione. Insomma, Alicia si è dimostrata in TV in questa puntata di Pomeriggio 5 in splendida forma, si è dimostrata tenace nel far capire a tutti quelli che sono i suoi pareri, quella che è la sua vita e soprattutto la sua attività in qualità di padrona, di mistress. Era vestita bene, colore rosso, gambe scoperte e capelli lunghi ben tenuti. Ciò che mi ha colpito molto è il suo sguardo magnetico, uno sguardo che sa davvero arrivare al cuore della gente, truccato in quel modo infatti va ad essere molto evidenziato e ciò, lasciatemi dire, che è qualcosa di buono, qualcosa di ampiamente positivo. Grazie a tutti per l'ascolto di questo video, in seguito per la visione, datemi la vostra opinione, un cordiale saluto a voi, al prossimo video dal vostro narratore italiano.